Ben trovati a questa nuova edizione del Senior TG. Vediamo i titoli. Benzina, oggi incontro tra Meloni, Giorgetti e Guardia di Finanza. Ipoacusia, come funziona la scala di accessibilità in Italia. Collegi Sirchia, meno ricoveri di asmatici. Un nuovo test per individuare l'Alzheimer. Il prezzo della benzina da fine dicembre ha subito un forte rialzo e solo oggi si è assistito a un lieve calo. Nei giorni scorsi il Codacons aveva calcolato che un pieno costasse 8,9 euro in più rispetto a fine dicembre e denunciava variazioni di prezzo di 20 centesimi anche tra pompe dello stesso marchio. Il vice premier Matteo Salvini ha annunciato che il Consiglio dei Ministri oggi valuterà un intervento con i vertici della Guardia di Finanza, la premier Meloni e il ministro dell'Economia Giorgetti. In Italia viene adottata una scala di accessibilità per l'invalidità uditiva diversa da tutti gli altri paesi. Questo comporta molti effetti negativi. Ci spiega perché Riccardo Cattaneo, vicepresidente dell'Associazione Nazionale Audioprotesisti. Funziona che proprio siamo diversi da tutti gli altri, ma non come elemento positivo, perché la nostra scala di accessibilità è una scala di accessibilità veramente molto alta. Cioè, dire di avere 34 punti di invalidità e 55 decibel di perdita uditiva vuol sostanzialmente dire, in una scala da 0 a 10, che noi partiamo da 8. Da 0 a 8 li scartiamo tutti. Cioè, questo comparato con gli altri paesi, Francia, la Germania, che partono a 30 o a 23, è una differenza di 35-40% di pazienti su 7 milioni. Questo vuol dire che noi stiamo scartando qualcosa come 3 milioni e mezzo di persone che potrebbero avere accesso, ma soprattutto che avrebbero bisogno di avere apparecchi acustici. E quindi non è una cosa per cui possiamo andare fieri, è una cosa su cui dobbiamo far capire che va abbassata, assolutamente. In Italia ci sono 7 milioni di persone che hanno un deficit uditivo e qui la devi vedere come una piramide, dove nella parte bassa abbiamo qualcosa come 4 milioni e mezzo di persone con deficit uditivo che va da un deficit leggero e moderato. Quei 4 milioni e mezzo sono tutti sotto il 55 decibel. Quindi prendiamo solo la parte alta della piramide, ma stiamo parlando di persone che hanno un livello di deficit uditivo che è invalidante in maniera incredibile. Quindi no, è una piramide troppo alta, non è possibile, non c'è paese al mondo che setti una soglia a 55. Posso accettare 40, l'OMS dice 35, sotto di questo non si può andare. La legge Sirchia, che vietava il fumo nei locali pubblici al chiuso, ha diminuito di circa il 15% i ricoveri dei pazienti asmatici. A dirlo sono gli esperti della Società Italiana di Allergologia, Asmologia e Immunologia Clinica. Il fumo, sia attivo che passivo, danneggia gravemente chi è affetto da asma bronchiale e diminuisce l'efficacia dei trattamenti. Grazie alla legge Sirchia sono stati molti gli obiettivi raggiunti. Ora la sfida è contrastare l'esposizione all'aerosol da sigaretta elettronica, che ha effetti ancora sconosciuti nel lungo periodo. I ricercatori delle università di Pittsburgh, di Göteborg e di Brescia hanno sviluppato un test del sangue in grado di individuare l'Alzheimer. La ricerca pubblicata su Brain spiega come il nuovo biomarcatore sia in grado di legarsi alla proteina associata alla neurodegenerazione prodotta specificatamente nel cervello, rendendo i test meno invasivi e meno costosi rispetto alla scansione cerebrale o l'analisi del liquido cerebrospinale. Per oggi è tutto. Prima di salutarvi vi ricordo Pronto Senior Salute. Se hai più di 65 anni e hai prenotato tramite il CUP una visita specialistica, un ricovero, un esame diagnostico, ma l'appuntamento non rispetta i tempi indicati dalla prescrizione del vostro medico, chiamando il numero 06 62 27 4404, Senior Italia Federanziani prenderà in carico il vostro caso gratuitamente. Vi ricordo inoltre che potete seguirci sulle nostre pagine Facebook, YouTube e Instagram e vi do appuntamento alla prossima edizione.